Riso alla cantonese. Sicuramente lo conoscete tutti questo famosissimo piatto cinese, ma se vi dicessi che il vero riso alla cantonese è tutto un altro piatto e che quello che già conosciamo non c'entra un bel niente con Canton? Siamo appena arrivati nella città di Canton e in questo video, oltre a portarvi a mangiare i piatti più tipici e tradizionali di questa città, andremo a conoscere finalmente di persona qual è il riso alla cantonese più conosciuto per i cinesi in Cina. Tenetevi forte che sta cosa del riso alla cantonese ha sconvolto pure a me. Oh, guarda che c'è! Buongiorno raga! Oggi ci troviamo a Quanzhou, conosciuta come Canton. Conoscete Canton? Vi è familiare questo nome? Riso alla cantonese, dialetto cantonese. Sì, siamo proprio qui a Canton, che è la città capoluogo della regione del Guangdong, nel sud-est della Cina. E qui è pieno di cibo e molti dei cibi di Canton sono anche molto famosi in tutto il mondo. E dato che adesso è mattina e mi sono appena svegliato, andiamo a fare a colazione col dim sum. Guardate che roba stupenda, le scale stupende, proprio cinese un bel po'. Ehi, ni hao. Eccoci qua raga. Questo qui è il menù, tutto dim sum. Qui uguale, in tutto il Guangdong possiamo trovare il Confucià, ovvero il culto del tè cinese. Qui veramente bevono tutto il tè e anche nei posti del dim sum troviamo il tè. Oggi non beviamo il tè verde, il tè nero, eccetera. Oggi beviamo il Guangcha, che è un tè molto famoso, originario del Yunnan. Le porzioni sono 3 pezzi per ciascuno. Questo qui ok, va bene. Ravioli con gamberi sono piccolini, ma questi sono giganti. Guardate la mia mano, non credevo fossero così grandi. Iniziamo dal sha chao, che sarebbero i ravioli con gamberi. Buon appetito. Cosa c'entra il pomodorino all'interno? C'entra un cavolo. Buon appetito. Guardate la pasta fuori, è trasparente, è molto molto sottile, molto scivoloso. È squisito. Ci sono tantissimi gamberi all'interno. Sono in media 3-4 gamberetti all'interno di un raviolo. E fuori la pastella è molto molto sottile ed elastica. Una roba stupenda, buonissimo. Oh, veramente squisito. Però l'ultimo lo lascio a voi. Ora mangiamo il cha shao pao, che sarebbe un pane cinese con all'interno la carne di maiale e un po' di miele, perciò rimane dolce. Proviamolo. No raga, ma è stupendo. Profumatissimo e carne di maiale dolce, molto salzoso. Sarebbe una specie di pao con all'interno la carne di maiale, ma dolce. E l'impasto fuori è più spesso, ma più soffice del pao. È come mangiare una nuvola. Ora è il momento del Liu Sha Pao. E questo è un pane cinese con all'interno la crema pasticcera. Adesso faccio vedere. No, però non si stacca. Guardate la crema pasticcera liquidissima all'interno. Che roba è? Ma è stupendo. No, vabbè. Wow. È buonissimo, dolce a punto giusto e molto tuorloso, cioè da bocca pieno di tuorlo. Da buono. Ogni volta che mangio il dim sum, il mio dim sum preferito è questo, il Liu Sha Pao. Ne mangerei altri 10. Riproviamolo perché dà soddisfazione per po'. Wow. Non sapete quanto cacchio sono felice. Ora mangiamo il Hongmi Chang, ed è il piatto simbolo di questo locale. Croccantissimo. Sento un bel po' il gambero, è una specie di chanfen con all'interno il gambero fresco e uno strato croccante fritto. Ecco. Ora mangiamo questi pulcini qui, si chiamano Xian Shui Jiao. Ho visto le foto, ho fatto, ma che carini! Devo chiappare per forza, eccoli qui. Sono molto molto
croccanti e si sgretolano subito. Guardiamo cosa c'è all'interno di sto pulcino. All'interno c'è carne di maiale, funghi e bambù. È molto unto. Fuori lo strato è riso glutinoso fritto ed è un pochino dolce, mentre all'interno è salato. Un bel contrasto. Qui nel Quantong ho notato che ci sono tantissimi piatti con sto pizzico di dolce e fanno i piatti abbastanza leggeri, non hanno tutti quei sapori forti, piccanti, salatissimi. No, no, qui fanno i gusti un pochino più leggeri e prevale anche il dolce. Ah giusto, in totale abbiamo pagato 140 yuan. Ora abbiamo preso un bel yuan yang perché veramente è caldissimo oggi. Vi ricordate yuan yang? Vi ho fatto vedere l'altra volta a Hong Kong. Quello abbiamo mangiato col milk tea in stile hongkongese e il caffè. L'ho ritrovato pure qui a Canton. Ci sta un botto. Ni hao, yao yi ge 斑斓红豆的花生的椰子红豆桂花绿豆好多少钱一共18好再吃下去拿走坐对面慢慢吃慢慢吃这个一起配的扣的好好好合起来一起配的扣的就配这个 Questa raga è magia nera. Come ho fatto? Con due stecchini staccati subito. Sono molto densi, non si rompono. Questo è il pad thai, praticamente è un dolce, uno spuntino dolce che mangiano fin da piccoli qui a Canton. Escono da scuola e prendono sto dolce e iniziano a mangiarlo così. Questo è con lo smalto odoroso e fagioli verdi mungo. Guardate, è molto gommoso, è leggermente dolce, gelatinoso, ma è molto più gommoso di una gelatina. È morbidissimo. Raga, hanno finito. Ma va là. Oh, puzzo. Grazie. 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 Dicono che sono forte perché parla italiano. No, mi sta facendo per il video. No, cioè, buonissimo. Forse fa strano qui un cinese che parla una lingua diversa al di fuori del mandarino o del cantonese. Questo è veramente gommosissimo, ma proprio guardate che roba. Fagioli verde mungo sono dolci. Buono, mi sto sentendo in soggezione. Questo qui è con foglia di pandano e fagioli rossi a zucchi. In base al gusto hanno una consistenza leggermente diversa. Questo è ancora più morbido, c'è in bocca. Guarda come si fa. Si stacca subito. Questo qui è con arachidi. È dolce e salato. Buonissimo. Andiamo all'ultimo. Che è... cos'è questo? Magia nera. Da gusto un bel po' quando lo stacchi. Ah, questo qui è al gusto cocco. Dal colore non credevo fosse cocco, solitamente il cocco è bianco. Comunque sì, questo qui è al gusto cocco e fagioli rossi a zucchi. Sono i fagioli rossi a zucchi che sembra di mangiare il cioccolato. No, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Ah, con tortellini, sì. Bye bye. Bye bye. Eh beh, la pioggia non poteva mancare, guardate, sta diluviando. Ma poi di botto, sul meteo manco c'è scritto che pioveva. C'è il sole, 35 gradi. No, comunque sta pioggia dura tipo mezz'oretta, poi finisce e ritorna il sole e diventa caldissimo ugualmente. Però che rottura di palle ogni volta. Fortuna ci sono i portici, tipo Bologna. In Thailandia vi ho portato in tantissimi locali che facevano parte della guida Michelin. Ora è il momento di portarvi in un locale qui a Canton, sempre consigliato nella guida Michelin. E si tratta di una zuppa di pollo all'interno di un cocco. Ni hao, yao yi ge yuanzhi de. No, due di gamma. Ah, il gola, sì. Qui nel Canton sono bravissimi a fare le zuppe. Potete trovare le zuppe di ogni qualsiasi cosa e le fanno tutte benissimo. Comunque, oh, bella l'idea di usare il cocco come una ciotola per la zuppa. Ci sta. Wow, la zuppa è buonissima. È leggermente salato, ma proprio un pizzico che manco si sente, si sente a malapena. Prevale il dolce. Qui nel Quantong i piatti sono prevalentemente sul dolce. E il gusto è molto leggero, si sente molto il sapore del pollo e in più c'è il dolce del cocco e il dolce delle bacche di koji. Guardate la carne poi, è tenerissima.
dopo il primo morso capite quanto è tenera la carne e quanto è stata a cuocere dentro la zuppa. Andiamo in un locale a mangiare una cosa veramente particolare che penso si trovi solo qui a Canton e si tratta di un tuorlo d'uovo sopra al latte. È un dessert molto consigliato dalla gente del posto, perciò siete curiosi di com'è il gusto di un tuorlo d'uovo sopra al latte? Allora, ho chiappato tre dolci diversi. Incominciamo da questo qui che è il più normale di tutti, è un champignon col mango. Buon appetito! Oh, è mangosissimo. Questo qui si chiama champignon ed è tipo un budino fatto con latte, assomiglia molto alla panna cotta ma è molto più morbido e si scioglie in bocca. Ora mangiamo questo dolce che si chiama jiangchuannai, che vuol dire scontro tra zenzero e latte, ed è un dolce caldo. C'è l'impronta del cucchiaio, guardate, densissimo. Se vi piace lo zenzero, sta cosa è stupenda. C'è quel piccante piacevole dello zenzero. Che poi lo zenzero fa benissimo, no? Sei consapevole che è un dolce, ma allo stesso tempo fa anche bene. Però è stranissimo. Infine mangiamo questo dolce qui che si chiama Fonquanchone, che tradotto in italiano vuol dire fenice con latte saltato. Praticamente il latte è stato saltato e con fenice si riferiscono al tuorlo d'uovo. Infatti, come vedete, qui c'è un tuorlo d'uovo intero. Avete mai visto un tuorlo d'uovo all'interno del latte? La prima volta. Guardate anche il latte quanto è denso. Cioè, il latte dopo averlo saltato diventa denso così. Che abbinamento strano è. È tuorlo d'uovo veramente. È un tuorlo d'uovo crudo e c'è il contrasto del latte caldo che è dolce e molto denso. Che roba strana. Comunque, boh, non lo so, il tuorlo d'uovo c'entra poco, ma il latte è molto buono. E il latte che usano qui è latte di bufala. Tutto buonissimo tranne il tuorlo che c'entrava poco. Ok, ora che abbiamo smaltito tutto quello che abbiamo mangiato da stamattina, finalmente vi posso portare a mangiare una delle cose più buone e colesterolose di questo viaggio, che vi metterò a fine video. E l'attesissimo riso alla cantonese, quello originale intendo, perché l'unico vero riso in stile cantonese che conosce tutta la Cina è proprio questo che andremo a mangiare adesso e si chiama Pao Zai Fan. Ciao, lai fer chao xiang la wei Pao Zai Fan. Qing shu shi fu kuan ma. Shu qian ba dao zhang 23 yuan. Ed ecco a voi il Pao Zai Fan, che sarebbe il vero riso in stile cantonese. Ho chiappato il gusto più classico, che sarebbe con la rou e la chan. La rou è il bacon in stile cinese, che è una carne essiccata di maiale, aromatizzata, che è un pochino dolce. E il la chan, che sarebbe la salsiccia in stile cinese. E questo è un po' dolce e salato. Una particolarità di questo piatto deve essere servita per forza su questa pentola fatta con la sabbia. Buon appetito! La carne è buonissima, sia il lacio anche il laro sono una cosa spettacolare, salato e dolce, è il riso molto secco, non c'è la salsa, perciò dovete metterla voi la salsa. E solitamente sul Pao Zai Fan si mette la salsa di soia. Mischiamo il tutto e mangiamo. Ah, poi un'altra cosa,
Il Pao Tsai Fan deve avere per forza il cuoba, che sarebbe il riso croccante, se no è falso. E questo qua è il vero riso della cantonese. Quello che conoscete voi in cinese si chiama Chao Fan. Perciò se venite in Cina e volete il riso alla cantonese che conoscete voi, quello saltato, semplicemente dovete chiedere del Chao Fan, che vuol dire riso saltato, perché se no vi mandano a mangiare questa cosa qui. E poi sopra il Pao Tsai Fan non deve mai mancare il Jielan, il broccolo cinese. Comunque questa porzione è veramente abbondante, eh? Ah, ora lo conoscete pure voi il vero riso della cantonese. Ecco, ora siamo a Quanzhou di sera. Guardate, ha appena finito di piovere. Prima ha fatto una pioggia proprio a dirotto per un'oretta. E appena finito sono usciti tutti. È pieno di gente. Allora, abbiamo acchiappato un set di questo, con riso bianco, uova di granchio, c'è pure la salsina che è aceto per granchio. Poi abbiamo acchiappato pure questo, un altro set, con i noodles, sempre le uova di granchio e zampette di pollo. In totale abbiamo pagato 198 RMB, che sono circa 25 euro, non è poco. Iniziamo col riso, queste qui sono uova di 12 granchi. Ma che meraviglia, non si spreca nulla. Guarda che bellezza, buon appetito. È cremosissimo, salato alla perfezione, ma poi una cosa bella, non ho bisogno di staccare i gusti del granchio e sporcarmi le mani. Qui è già stato fatto tutto e l'unica cosa che devo fare io è versare tutta sta crema di uova di granchio, di 12 granchi, sul riso e mangiarlo. Mettiamoci anche un po' di verdure salate, un po' di broccoli. Anche un po' di aceto per granchio. Toglie un pochino il gusto del granchio, preferisco senza. Un sorso di tè allo zenzero. Solitamente quando mangiano il granchio lo abbinano sempre allo zenzero, che può essere il tè allo zenzero o lo zenzero stesso che lo mettono sopra al granchio. È anche un fatto salutare, tipo una cosa che fa bene nella medicina cinese. È arrivato il momento di mangiare i noodles. Piace un po' quando verso la salsa su ogni cosa. Guardate. Ti rende felice. Trattare le uova di granchio. Oh, sono uova di 12 granchi e oggi ne ho mangiati 24. Buonissimo anche col riso, ma con i noodles c'è tutta un'altra cosa. È come mangiare le uova di granchio insieme alla polpa. Gli spaghetti è come se fossero la polpa di granchio, perché acchiappa un bel po' il gusto della crema. Soldi ben spesi. Secondo voi vale il prezzo? Mangiamo anche le zampette di pollo. Questo non c'entra nulla, ma è buono. Raga, 24 granchi. Colesterolo go go. Va bene, dai, una volta ogni tanto. Grazie a tutti di essere arrivati fin qui e spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al mio canale se volete rimanere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!